Innanzitutto Paolo, se non ricordo male, era con te la settimana scorsa che discutevamo, a mio avviso, questo era un mio giudizio personale, che c'era un certificato che aveva già raggiunto la barriera, cioè aveva superato la barriera. Tuttavia, essendo un top bonus, questa cosa veniva calcolata solo alla fine della vita del certificato, giusto? Assolutamente sì, è la differenza tra i bonus cap e i top bonus. Eccolo qua, questo, e io avevo detto, secondo me è veramente interessante perché a suo tempo, ora questa settimana non so a quanto l'acquisti, lo andiamo a vedere subito, e vedi è già risalito perché io mi ricordo che era circa 86 la lettera della settimana scorsa. Io avevo detto, attenzione perché c'è la barriera a 8,30 che non è tanto lontana dalle attuali quotazioni di Fiat, la lettera era circa 86, vedi già dopo una settimana e i rialzi di Fiat di questa settimana la lettera già è 93,79, però in più c'era il bonus di 112, io lo trovo veramente ancora interessante questo certificato, è un po' rischioso perché ovviamente la barriera è già stata raggiunta, 5 dicembre 2014 è la scadenza. Però in ottica veramente di pura speculazione trovavo molto interessante il rendimento che veniva dato da una lettera così bassa e poi dal bonus così alto, nel qual caso si ritorni sopra quota 8,30 entro il 5 dicembre 2014. Cosa ne dici Paolo? Ma dico che allora sicuramente il rendimento andando ad acquistarlo a 93,7 più o meno e poi per poter incassare i 112 è un rendimento su un arco temporale molto breve, assolutamente di tutto rispetto. Possiamo anche scendere nella pagina, andremo a vedere che tipo di rendimento ci può offrire questo prodotto. È chiaro che se noi andiamo a vedere la barriera è a 8,3078. Quindi la chiusura del 4 di dicembre 2014 del titolo deve essere superiore o uguale alla barriera perché io posso andare a incassare questi 112. Nel momento in cui non lo fosse, io andrei a replicare la performance negativa. Quando questo top bonus è stato quotato, il titolo valeva il suo strike, cioè 8,745 euro. Sì. È per quello che adesso lo troviamo sotto, perché sia sotto strike che sotto barriera. Esattamente. Quindi sì, il rendimento è di tutto rispetto, non però ho problemi. Tu considera, se già io l'acquistavo la settimana scorsa, come dicevo io, che era 86 la lettera, adesso è 93,79, se io lo vendo adesso, insomma, già il mio piccolo rendimento l'avevo già fatto. Senza aspettare barriere, scadenze o qualsiasi altra cosa. Assolutamente sì, assolutamente sì. Vabbè, senti, questa era proprio strategia mia perché ci avevo dato un'occhiata e mi piaceva veramente, un po' speculativo, però era veramente interessante. Allora, dobbiamo entrare in pausa, però poi dopo la pausa torniamo sul titolo Fiat e i certificati legati a questo sottostante. Allora, dobbiamo vedere ancora alcuni certificati legati al mondo Fiat, però volevo chiedere, Pietro, ti piace, non so se hai dato un'occhiata al top bonus che indicavo, però ti piaceva come strategia la mia? Sì, rendimento giusto e in anticipo, quindi assolutamente. Ma promosso, dai. Allora, sai, visto che mi piace vincere facile, lo vendo questa settimana, così mi incasso il mio 5-6% e sono a casa e sono contento. Va bene, allora, Paolo, altri certificati legati al mondo Fiat, io cosa vedo? Ci sono dei bonus cap, ce n'è uno che ha già raggiunto la barriera e perciò adesso lo acquisti a 88,65, poi altri interessanti, 20... Ci sono gli ultimi due bonus cap. Sì?
che uno ha scadenza marzo 15 e l'altro giugno 15, quindi andiamo su 6-9 mesi, sì, che hanno ancora un po' di rendimento all'interno, in quanto vediamo il primo che scade il 5 del 12, lo compro a 115, sì, c'è ancora un 1%, un possibile 1% dentro, ecco, ma questo è un altro tipo di strategia. Sì. Proviamo a vedere ad esempio il giugno 15, io lo vado ad acquistare a un prezzo di 113,95, che è l'ultimo della classifica dei bonus cap, sì, sì, lo vedo. 113,95, se non mi viene mai toccato il livello di barriera, che in questo caso è in continuo, quindi da qui alla scadenza del certificato, che è molto basso, 5,5913, io vado a incassare un rendimento, vado a incassare un bonus del 125,5, quindi sì, un rendimento direi abbastanza interessante su un lasso temporale di 9 mesi, e soprattutto, cioè, andiamo a guardare il lato del rischio, se prima eravamo già sotto barriera con un top bonus, ma che poi andremo a guardare alla scadenza, questo certificato ha una barriera che in questo momento è lontana circa il 30%, quindi per far sì che, insomma, non vada a incassare il bonus, la mia strategia non vada a premiarmi, il titolo deve scendere del 30%, mentre se scendesse anche di percentuali poco inferiori al 30, quindi 28, 25 ma anche 20%, io a fronte di una performance negativa del titolo, considerati tutti gli avvenimenti che ci saranno, andrò a realizzare una performance, certo, positiva. Questo è lo scopo dei bonus cap, no? Allora, cercare di spostare un po' più le probabilità di riuscita dell'investimento dalla parte del possessore. Allora, torno da te Pietro, perché vorrei chiudere tutte le situazioni su Fiat per chiederti a te invece di Finmeccanica. Innanzitutto ti vorrei chiederti se vedi questo spaventoso testa e spalle rovesciato, però mi sembra abbastanza evidente. Sì, assolutamente sì, Finmeccanica a mio modo di vedere è il titolo che ha maggior forza relativa su Fuzzy Mib. Se guardi, nonostante le correzioni dell'indice, il titolo sovraperforma sistematicamente l'andamento del mercato. Ti segnalo tutto che siamo su livelli che non si vedevano da ormai anni, cioè dobbiamo tornare indietro 2011. A luglio 2011, esattamente. Quindi titolo con grande forza. L'unica probabilmente criticità è, come dire, un po' di timore di entrare su questi livelli, in quanto i prezzi sono un po' tirati, quindi auspicabilmente attenderei un rapido consolidamento, un leggero pullback, certo, perché sennò c'è il rischio di entrare con il prezzo un po' tirato, certo, e di prendersi un piccolo scrollone in faccia appena si entra, e non è mai una cosa gradevole. Vabbè. Quindi il titolo è fantastico graficamente, ma magari attendere una leggera fase di consolidamento potrebbe essere una buona idea per entrare a un prezzo un pochino più basso rispetto al prezzo attuale. Mi sono dilungato un po' troppo, dovrei già chiudere, però vorrei dare un anticipo. Quale sarà il titolo che analizzeremo tuo, Pietro, dopo la pausa? Ma ne abbiamo diversi, potremmo fare Popolare Milano. Popolare di Milano. Dai, pausa e poi torniamo su Popolare di Milano. Ok. Pietro Di Lorenzo, velocemente, Popolare di Milano mi hai detto, allora qual è la tua strategia su questo titolo? Ma la logica è che è un titolo che ha forza relativa, cioè ritengo possa amplificare le performance del mercato in caso di rialzo dell'indice. Graficamente sta disegnando una sorta di teste e spalle anche rovesciato. Lì, sì, anche lì è abbastanza evidente. Abbastanza evidente. Forse un po' meno pulito di Finmeccanica, però c'è. Sì, 0,66 è la neckline, ovvero il livello superato il quale lo scenario rialzista in qualche modo avrebbe una sua idea e un suo sviluppo, e quindi probabilmente qui un po' più prudente aspettiamo 0,66 breakout, quindi superamento con la forza di 0,66 per prendere posizione, con target i massimi toccati il 9 giugno in area 73,50, potrebbe essere un livello
in cui il titolo insomma si potrebbe allungare abbastanza facilmente in caso di questo breakout di 0,66. Stop loss, se hai una logica di breve, il minimo della settimana scorsa 0,67. Se invece hai un po' più di pazienza e soprattutto la voglia di prenderti un rischio più importante, diciamo 0,55 potrebbe essere uno stop loss sensato, ma certamente più ampio, e quindi per chi ha una propensione a rischio piuttosto elevata. Certo. Allora Paolo, BPM, il tempo di andare a vedere un po', caricare, tu sicuramente sei sul pezzo più di me, cosa c'è su BPM? Ma direi che per i livelli dati da Pietro c'è parecchio materiale. Allora. Stando sull'orizzonte temporale di breve, al quale faceva accenno Pietro, possiamo andare a guardarci, ritengo che i bonus cap abbiano già abbastanza corso, sì, quindi siano tutti con rendimenti molto molto tirati. Bassi, molto tirati, quasi sul suo bonus, 119, 117, ah, sì, effettivamente, 104 sì, su 105,5, 105 su 105, quindi sono già, c'è qualcosa nei top bonus, sì, e stavo guardando in particolare il primo e il secondo, hanno tutti e due una scadenza molto breve, quindi andiamo a dicembre di quest'anno, abbiamo detto che fa fede la chiusura del 4 per prezzo di riferimento, il secondo del 4 dicembre essendo la scadenza il 5-12? Sì, perché okay, ci prendiamo la chiusura, cioè il prezzo ufficiale di Borsa Italiana della sera prima della scadenza. Ho capito. Per proprio andare a vedere effettivamente, certo, se è sopra o sotto la barriera. Il primo lo compro a 107,58 per un, sì, bonus a 113, sì, con barriera 0,5728. Siamo già sopra questo momento. Quello dello stop loss di Pietro, certo. E ne abbiamo tra l'altro uno che il secondo è appena sotto lo stop loss di Pietro. Era 0,67,7 e questo, esatto, è 0,63. No, era 0,60,7, sì, zero, se ho scusami, capito bene. No, 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 okay, ho sbagliato io a pronunciare. 108,25, sì, per andare a caccia di un 116,5 con barriera proprio a 0,603. Questo, e lo compri a 108, ok. 108,25 per andare a incassare un eventuale 116,5. Ho capito. Beh, quindi sì, c'è ancora del rendimento, assolutamente, se la visione è quella di Pietro, le barriere in questo caso sono adatte. Oppure possiamo allungare un po' più l'orizzonte temporale, quindi prenderci un rischio maggiore, e qui ritornano i bonus cap con scadenze marzo, giugno e dicembre dell'anno prossimo, il 2015, qui c'è ancora del rendimento da tirar fuori. Guardiamo ad esempio, non lo so, l'ultimo lo compro a 111. Aspetta che abbiamo un minuto e mezzo e ero curioso di sapere un altro titolo di Pietro. Allora, prego, Pietro, prego. Me lo devi dire veramente veloce, così. Sì, veloce, ti dicevo Saipem, che è un titolo che ha un'impostazione grafica un po' diversa. In questo caso siamo in un trend ribassista, sì, secondario, con una formazione di massimi e minimi decrescenti, uh-huh, e però siamo a contatto con un supporto che ritengo importante in area 16,30. Quindi la storia che si potrebbe giocare è un tentativo di rimbalzo da 16,30, e quindi quello come pavimento per un'eventuale chiusura delle operazioni al rialzo. Quindi possibile ingresso su questi livelli, purché si abbia la forza e la disciplina di chiudersi rapidamente in area 16-16,30, che in qualche modo, certo, confermerebbero lo scenario ribassista. Va bene, Pietro, dai, ti saluto perché rimane 50 secondi e poi discuto con Paolo dei certificati. Grazie, ciao, tante per grazie, averci. Grazie Pietro, alla prossima. Ciao, ciao. Allora Paolo, abbiamo 40 secondi, io stavo dando un'occhiata a bonus cap e top bonus, vedo che un bonus cap ha già raggiunto la barriera, quello del 15,78, poi ce ne sono altri due che sono abbastanza lontani. Sì, il primo, se posso, il primo, certo, scadenza dicembre, ha qualcosina ancora all'interno, ha poco meno di 2 punti percentuali, con una barriera molto molto lontana, 12,93. Stessa, sì, barriera per l'ultimo bonus cap, che però lo compro circa 104 euro per andare a incassare un eventuale bonus di 117,5, però vado a giugno del 2015, certo, vado a un orizzonte temporale di 9
9 mesi. Dall'altro lato c'è il top bonus con una barriera più alta, 15,525, scadenza sempre però su quest'anno, e qui c'è del rendimento ancora, perché con la scadenza del 5 di dicembre lo compro a circa 103,7-104 per andare a incassare un eventuale rendimento a 116. La barriera logicamente è più alta, il titolo deve essere sopra i 15,525 la chiusura del 4 di dicembre. Già, questo è sempre la solita. Se Saipem è molto volatile, già su questo, forse con l'altra barriera c'è un rendimento migliore, però sei un po' più sicuro. Siamo in chiusura, grazie tante Paolo per essere stato con noi, alla prossima. Niente, se posso avere mezzo secondo per ricordare le strategie di Pietro, potrete venire a sentirle la settimana prossima, il 26 a Roma. Vi invito magari a fare un giro su One Market per vedere gli eventi e ascoltare Pietro. Grazie tante Paolo, alla prossima. Pausa pubblicitaria.